Ciao ragazze, allora ho da farvi vedere una quantità di acquisti, prodotti ricevuti infinita, quindi parto subito e vado con un certo, cerco di andare con un certo ordine, scusate, finisco di svuotare questa scatola così la uso per passare le cose da una scatola all'altra. Allora, ho preso della Iroha maschera al platino. Questa marca, secondo me, io l'avevo già utilizzata tanti anni fa e non mi era dispiaciuta. Poi, siccome il primer che sto usando occhi sta finendo, ho preso un primer occhi di MAC. Questo qui non l'ho mai usato. E poi ho preso anche, magari da alternare, il Paint Pot Soft Ochre perché lo usavo un tempo, mi piaceva tantissimo e quindi ho deciso di riprovarlo. Poi, visto che era in super saldo, ho comprato una confezione di Take the Day Off di Clinique che non ho mai usato e ne parlano tutti stra bene, per cui ho deciso di prenderla. Poi ho già tolto dalla scatolina, ho preso la matita di Fenty Beauty, quella automatica nera. Sì. Ho già swatchato qualcosa, come potete capire dalle mie dita. Questa però non la lanciamo, la appoggiamo qua. Poi ho ricevuto tantissimi campioncini, BB cream di Puro Bio, sempre campioncino, Sand and Sky e Pink Clay. Poi Giada Cosmetics, shampoo alle erbe ayurvediche, balsamo sempre di Giada Cosmetics, sempre di Giada, un pacco rinforzante, questi li provo subito. Clarins, sempre campioncino, che è sempre omaggio, scrub per il corpo, tra l'altro l'avevo appena finito quindi va benissimo. Kiehl's, crema viso e crema corpo se non mi sbaglio, esatto. Poi acquisto Mediheal, ho comprato un'altra maschera perché ne ho usata una a gennaio, mi è piaciuta tantissimo, particolare che la maschera è di silicone. Molto molto particolare, non è quella in tessuto solite. Poi altri campioncini, fondo di Clinique, questo, con questa confezione qua, che tra l'altro ero molto curiosa di provare, probabilmente sarà un colore sbagliato, però vabbè, vediamo se riusciamo a farlo funzionare. Poi 1, 2, 3 campioni di siero crema di Clarins. Poi, sempre ricevuti in omaggio, questi li ho ricevuti dalla Luvos e sono dei campioni di maschere viso. Io non parlo il tedesco, per cui per me è un po' difficile tradurvi perfettamente quello che c'è scritto. E comunque, queste sono tutte maschere viso. Questa è facile perché è in inglese. Anti-aging, queste qui sono due, è l'unica confezione doppia. Maschera Q10, quindi questa qui anche è idratante, anti-age, non lo so. Se sapete il tedesco aiutatemi, scrivetemelo. Poi, dalla foto direi rinfrescante, ma non lo so. Feuchtigkeit e Reining Gums. Questo secondo me è tipo rimpolpante, non lo so, mi dà quell'idea lì. Questo vedete l'ho ricevuto dalla Lumos. Poi, visto che erano in offerta ancora, ho preso queste boccette di ricostituente per i capelli della Aviva che sto usando. A me una boccettina di queste qua dura circa 3-4 applicazioni e mi piace tantissimo. I capelli si usa sui capelli umidi e si procede poi all'asciugatura. Sembra che i capelli sono morbidi come quando esco dal parrucchiere. Poi altro campioncino, l'Essentiel di Guerlain. Mi sa che il colore è un po' scuro, però vabbè. Questo era in saldo tipo a 10 euro. Herborist, siccome è una marca che mi piace, che mi incuriosisce tanto, ma costa una cifra fuori dalla grazia del Signore, visto che era in saldo l'ho presa. E c'è contorno occhi, crema giorno, crema notte anti-age e maschera viso anti-age. Poi, questo non c'entra niente.
Allora, avevo preso il latte detergente e ho preso anche il gel e il tonico della linea Fiori Rari della L'Oreal. Questo non l'ho mai usato, ma il latte detergente e il tonico ne ho usato tantissimo, almeno altre due confezioni per ciascuno. Ed è favoloso. È un campioncino di mascara di Fenty che non ho mai usato, per cui lo provo volentieri. Poi ho preso. Ne ho sentito parlare tantissimo. Cetaphil. Ne parlano da, come se fosse un prodotto rivoluzionario, per cui ero curiosa di provarlo e l'ho comprato. Questa è la confezione piccola, perché se poi non mi piace o prendo quella da 4, cioè vabbè, da poco meno di mezzo litro, non è proprio il massimo. Poi anche questa era in super saldo, crema anti-age, cooling, antioxidant 24 ore. Moisture cream occhi viso di Estée Lauder. Estée Lauder secondo me ha dei prodotti favolosi. Fondotinta di Estée Lauder è uno dei miei preferiti. Poi, siccome mi stanno finendo, quindi li vedete sicuramente nei prodotti finiti di febbraio, ho deciso di ricomprare. Però ne ho perso uno, aspettate. Perché veramente non ce ne avrò ancora per due, tre utilizzi e basta. Shampoo, maschera, ho preso due confezioni di maschera perché io me la mangio, non lo so. Cioè, rispetto alla confezione dello shampoo dovrebbero fare l'inverso, lo shampoo piccino e la maschera grossa. Lo shampoo è 250 e la maschera 200. No, fate l'inverso. Frizz Over di Mulac, incluso anche lo spray, che anche questo non lo sto finendo, ma già che c'ero preso tutto il set. Se avete i capelli sottili come me, manna, stupendo. Poi, puro bio, ho preso uno struccante bifasico. Non ho mai provato niente di puro bio, quantomeno non di recente. Non mi ricordo se anni e anni addietro avessi provato qualcosa. Non avevo neanche più uno struccante bifasico e quindi ne ho approfittato. Poi, allora, altre due maschere. Stando a casa a lavorare, faccio maschere in continuazione, per cui ho preso la Platinum e la Gold, sempre della stessa marca della Iroha Natural, e sono tutte e due peel off. Mi piacciono un sacco le maschere peel off, anche se in realtà non riesco mai a fare l'effetto bellissimo che si tira via, però vabbè. E una è illuminante e una è rassodante. Poi qua c'è un altro campioncino di mascara di Fenty e va bene, lo buttiamo lì. Allora, qua c'è un altro campioncino della concealer Boing di Benefit, ma non c'è un colore che mi vada bene in realtà, perché sono l'8, il 6 e il 5, ma sono scurissimi per me. Poi, allora, questo l'ho ricevuto da Ale. È rimasto solo la scatola, aspettate. Questo qui l'ho ricevuto dalla ditta. È una crema anticellulite per il corpo della Jarmor. Non l'ho ancora iniziata a provare. E comunque ha una quantità di principi attivi che non si riesce a leggere, ma ve li leggo io. Citrullina, arginina, fosfatidilcolina, carnitina, bacche di goji, olio di mandorlo, olio d'oliva, olio di germe di grano, olio di girasole, escina e caffeina, lecitina di soia, vitamina E, va bene, la proveremo, però la rinfiliamo un attimino qui così e via. Poi, sì, la scatola delle meraviglie. Siccome l'eyeliner di NYX che sto usando, quello che mi avete consigliato, taglialo, giralo, eccetera, io ho fatto tutto, ma si sta continuando a rovinare. Però in realtà mi piace molto perché quando è bello in forma fa un eyeliner bellissimo, cioè una linea di eyeliner molto bella, mi piace. Quindi ho deciso di ritentare la sorte e ricomprarlo. Però siccome non mi fido, no, nel senso magari gli alterno un po', ho ripreso anche uno dei miei top favorite che è l'eyeliner di Fenty, che secondo me è spettacolare. Poi, aiuto, l'ho persa. Mousse detergente, direi, ma quanti detergenti hai comprato? Tanti, ma in realtà me li sto mangiando. Mousse detergente viso di Fiori di Cup di Cipria. Di era una marca Fiori di Cupra un tempo, vabbè. La mousse, queste qui magari cioè, le trovo comode da usare al mattino
che sono belle fresche, eccetera. Poi abbiamo quasi finito qua dentro. Altra base occhi di Fenty, questa se non l'avete provata, provatela perché è stupenda. Io l'ho già usata, finita, ricomprata perché è veramente fenomenale. Questa invece l'ho ricevuta ed è della Zero Lab ed è una crema viso anti-age. Ho anche il siero da qualche parte, però non so dove l'ho infilato in questo momento. E questa non l'ho ancora provata. Il siero in realtà l'ho già usato un po' ed è ottimo. Però poi ve ne parlerò meglio magari qua. Uno devo, chissà dove l'ho infilato davvero, quale scatola l'ho usato, perché dovevo farci delle foto e sto guardando, ma qua dentro non c'è. Ah, poi volevo provare, che non li ho mai usati, patch per gli occhi. Ne ho preso uno a caso su Amazon, vediamo come sono. Allora, questo, vabbè, la scatola la possiamo buttare via e la mettiamo qua. Olaplex, credo di avervene parlato in qualche video. Ho deciso di provare a fare il trattamento completo e con costanza più che altro, perché il problema è che sono cose che vanno fatte costantemente. Cosa che quando avevo l'extension sicuramente non riuscivo a fare per un semplice motivo: asciugare i capelli. Quando avevo sull'extension mi portava via. Se vi state chiedendo che illuminante ho, è un illuminante di Kaleidos che sta paraflesciando così. Mi portava via almeno 40 minuti. E quindi non era il problema tenere su i prodotti, è che se poi ogni volta dovevi asciugare 40 minuti, pur lavorando a casa, in realtà io non è che abbia tutto questo tempo, perché porto la bambina a scuola, torno a casa, lavoro. Posso a pranzo, porto fuori un cane, torno a casa, vabbè, mangio un boccone chiaramente, lavoro, vado a prendere la bambina, finisco di lavorare, prendo un cane, lo porto fuori, torno a casa, preparo la cena, prendo l'altro cane e lo porto fuori, ne ho due. Ma chi esce a pranzo e poi esce a pranzo e a cena i giri sono più corti rispetto a quello che esce al pomeriggio e fa il giro lungo. Le uscite pipì non sono, cioè, non sono contemplate in questo mio racconto, quelle sono le uscite. Quindi ho preso il kit intero, mi manca forse il numero 7, l'olio, ma ho 8.000 sieri per cui non l'ho preso. Lo zero che va usato, devo leggere ancora perché mi devo documentare. Devi applicarlo sui capelli asciutti prima del 3. Lo lasci asciugare a 10 minuti, non lo sciacqui, poi applichi il 3 e aspetti 10 minuti. Ma altro che 10 minuti, io l'altro giorno l'ho tenuto su 3 ore. Poi shampoo, balsamo, e quindi il 3 è questo qui, il Layer Perfector, shampoo, balsamo, che in realtà ho già in doccia. Anche qui stesso discorso. Shampoo, balsamo li uso sempre insieme. Balsamo è molto più, si consuma molto più velocemente. E poi c'è il 6 che è il Bond Smoother, che forse fa un po' lo stesso effetto delle fialette. Vabbè, interromperò le fialette per provare il 6, che riduce, nutre, rinforza, idrata, velocizza l'asciugatura e riduce il frizz, che in italiano non mi viene. Vabbè, avete capito, spero. Poi, non li apro neanche perché volevo fare un video dedicato. Ho preso la collezione di Natasha Denona, la Love. Non ho preso il rossetto perché uno, il colore non mi dice niente, ma in realtà nessuno dei rossetti di Natasha Denona mi ha mai colpito come colori. E due, ne ho un miliardo. Tre, si gira con le mascherine, per quanto io in realtà continui a mettere il rossetto pur sotto le mascherine. In questo periodo, era geologica, non mi sembra, cioè, boh, butto via già tanti soldi così, quindi quelli li ho lasciati da parte. Ah, vi faccio vedere un omaggio di Sephora. Saponetta, bagno schiuma, crema corpo, spugna. La cosa più bella è il sacchetto. No, vabbè, io non ho mai provato i prodotti corpo di Sephora, per cui va bene, poi è un regalo, per cui va benissimo. Poi ho ricevuto due palette. La prima è la Seprof,
palette di ombretti 12 colori, ricorda un po' la Naked come stile, Naked di cui io non ne ho più neanche una. In realtà ora mi intriga un po' la Honey. Ormai mi direte voi è vecchia, lo so, però a me piace. Comunque gli ombretti mi sembra che scrivano abbastanza bene in realtà. Mi pulisco un attimo la mano e swatchiamo quell'altra. La proverò sugli occhi. Vi dico già che in realtà non ha neanche un colore opaco. Io non amo molto le palette tutte shimmer, soprattutto in 12 colori, insomma. Due opachi potevano metterli. Siccome mi hanno fatto scegliere il colore, so che le palette sono tre, non mi ricordo assolutamente le altre due se avevano opachi o meno, anche perché non avevo capito dal sito che fossero tutti opachi. E vi farò sapere, magari facciamo un get ready with me in futuro con quella. Poi, invece questa qui, Skin London, anche questa l'ho ricevuta in omaggio, da provare. E allora, mi piace, nel senso, quando, anche questa mi hanno fatto scegliere, e ho scelto questa qua. Non avevo capito che fosse così strapiena di glitter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I glitter, tra l'altro, guardate, questo qui ha le stelline dentro e questo qui ha i glitter esagonali, ottagonali, quindi sicuramente non li userei sugli occhi. Gli altri glitter sono più... Però dovevo swatchare... Swatcho prima gli altri colori perché poi questi glitter non li levo più dalle mani. Allora, swatchiamo questo, questo... Questo e magari un altro satinato qua. Questo. Beh, sono pigmentati. Questo il nero in realtà boh, forse non è nero, è grigio, non lo so. I glitter, mi pulisco un attimo le dita. Io i glitter, ve lo dico subito, non li provo neanche sugli occhi perché li ho ovunque. C'è da dire che ho già swatchato questa palette 4 volte perché appunto questo video l'ho già iniziato 50 volte. Vi faccio vedere questo qua con le stelline che non mi spiego, devo essere sincera. Questo dorato, sapete dove li farò usare a mia figlia quando fa i lavoretti? No, glitter nelle palette. Non sono neanche come quelli di Colourpop in realtà, che non mi piacciono uguale. Però vabbè, poi li valuteremo meglio in separata sede magari. Questa la rimettiamo qua perché sennò mi ritrovo glitter everywhere. E poi, last one, questa scatola. Allora... Va bene, qua c'è un altro campioncino di Wishful, qua c'è un altro campioncino di siero di Shiseido. Poi ho preso, che le ho quasi finite, e queste qui in realtà secondo me sono nuove perché da quell'ultima volta che avevo fatto l'ordine non c'erano, non me le ricordo, non le ho prese, mi sembrava di aver preso sempre variato, no? Da che cosa? Le maschere per il foreo UFO che sto usando, ripresa a usare ciclicamente. In realtà vi dirò una cosa. Con la nuova applicazione del foreo, almeno parlo per quella dell'iPhone, è una figata perché hai tutte le maschere sotto in basso e non devi più fare la fotina al retro al codice a barre della maschera. In questo modo, in realtà, tu potresti anche usare un'altra maschera viso di tessuto su quelle che metti sul viso e sceglierti la più simile. Io ho fatto così stamattina, tanto per dirvelo. Avevo una maschera di tessuto all'aloe vera presa su Amazon mille secoli fa, di cui non mi ricordo assolutamente il link, eccetera, quindi non chiedetemelo. E idratante. Allora ho cercato quella idratante delle maschere della Foreo, ho selezionato quella e ho iniziato il trattamento con la mia bella maschera sul viso. Tu, 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 tu. L'ho fatto addirittura due volte perché tanto la maschera è grossa, quindi è molto umida, insomma, avrei potuto farlo anche 3 volte
ma non l'ho fatto, e no, perché nel frattempo mi ero un po' stufata. Però è da tenere presente, nel senso, se comunque le maschere della Foreo costano, perché quella confezione che costa meno costa 9,99, le altre costano 19,99, per cui se uno volesse risparmiare due soldi e comunque utilizzare il Foreo, si riesce benissimo. Allora, mi sono fatta il regalo di compleanno, che voi direte, ma non fai gli anni a marzo? Voi direte, ma quando fai gli anni? Sì, faccio gli anni a marzo. Ma siccome c'era lo sconto del 20, Foreo Beer. Foreo Beer, ho preso chiaramente anche il siero, perché devo un po' capire bene con che sieri lo puoi usare, con quali sieri non lo puoi usare, mi pare di aver capito, non con quelli a base oleosa, ma devo leggere meglio, con più calma. E niente, inizierò a provarlo. Fatemi sapere se volete avere una recensione del Foreo Beer, perché io ne ho sentito parlare stra bene. Io della Foreo ho sia l'Uno vecchissimo, sia l'UFO appunto, e adesso il Beer. Per cui se vi interessa, vi faccio sapere. Magari lo utilizziamo insieme una volta, non lo so. Ditemi voi. Va bene, questo è tutto. Speriamo che la quarta sia la... Ah no, vi faccio vedere ancora un'altra cosa. Ho ricevuto questa qui, anche l'ho ricevuta da testare, una crema Slow Age si chiama, della BGS. Magari BGS, vi metto i link qui nell'info box. E è una crema viso, anche questa anti-age. Devo ancora provarla, come vedete. Niente, ve lo volevo dire. Quindi, come vedete, per il futuro abbiamo da parlare di un sacco di cose. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento e un bacione a tutti, state attenti, mi raccomando, sempre mascherina addosso, anche se mettete il rossetto come me, sempre mascherina addosso. Un bacione a tutte.